sinceramente ancora sono un po' incredula di quello che ho fatto. Sono molto felice, sto ricevendo tantissimi complimenti. Ieri per realizzare un po' ho riguardato i video, quindi la semifinale, la finale, però ancora diciamo che non me ne rendo tanto conto, ma sono molto felice. Com'è stato rivederti? Ti sei piaciuta? A me non piace vedermi perché trovo sempre degli errori. Questa volta proprio me la sono goduta, sia quando ero in pedana e sia da fuori rivedendomi nel video. Ecco, c'è stato un momento sulla pedana in cui hai capito che ce l'avresti fatta? Nella finale c'è stato per la prima volta un momento in cui ho pensato che potevo anche non farcela, in verità, quando stavo perdendo 6-3. E lì mi è scattato qualcosa, ho detto le devi provare tutte, tanto nel caso ormai è già perso, e quello mi ha dato il coraggio, la voglia di recuperare e poi vincere. Diciamo che è stata la prima volta che ho avuto un po' paura di perdere. Diciamo è stato il mio limite in tutte queste gare di Coppa del Mondo. Ho sempre sentito troppa pressione e non ho mai tirato sciolta. Invece stavolta proprio già prima della gara avevo deciso, lo dicevo a tutti, che volevo prendere questo mondiale serenamente, con il sorriso, senza preoccuparmi di niente, perché comunque molte volte avevo perso soprattutto per questo, perché ero preoccupata e questo mi privava di fare la mia scherma. Quando hai realizzato che avevi vinto, cosa hai pensato? Wow, non avevo tanti pensieri, mi è sembrata una gara come le altre, non un mondiale, quindi lì per lì ero felice, ma incredula come lo sono ancora adesso. Poi quando mi sono tutti quanti e mi sono buttati addosso, allora dire ecco, allora forse è qualcosa di grande. Il complimento più bello, chi te l'ha fatto? Il mio maestro, la mia famiglia e poi il presidente del CONI Malagò. La tua rivale in finale è una tiratrice di grande esperienza, cosa ti ha detto alla fine? Ti ha detto qualcosa? Mi ha semplicemente fatto i complimenti, mi ha detto che ho tirato molto bene, che sono un atleta forte, ha molto stima in me, questo si vede. Hai un portafortuna particolare? Sì, di solito non porto niente, però prima di partire il mio maestro mi ha regalato una collanina perché ho fatto il compleanno, una collanina con una R d'oro. Oltre alla medaglia, cosa porti a casa da questa esperienza? Diciamo mi sento più matura, più cresciuta, e spero che questa sicurezza che ho avuto ieri me la trascinerò nelle prossime gare, per poi arrivare nel momento giusto, che poi saranno i prossimi mondiali, le prossime olimpiadi, con la maturità che ho ritrovato ieri. Enrico Garozzo ha conquistato il bronzo, tu sei siciliana, è il momento della Sicilia nello sport? Sì, comunque nella scherma la Sicilia è già da un po', perché c'è una scuola catanese in particolare molto forte. Io e Enrico veniamo da due paesi completamente diverse, io da Catania e lui da Cireale, però comunque il movimento siciliano si fa sentire nella scherma già da un po'. Ora cosa farai? Tra due giorni abbiamo la gara squadre, quindi non è per niente finita, siamo solo a metà dell'opera.